Un romanzo per raccontare le contraddizioni di Napoli tra la bellezza del suo celebre lungomare e la speculazione affaristica e malavitosa che perpetuamente incombe su quella bellezza. Nel mestiere di carta, il giornalista Gino Giaculli dà vita a uno scenario fantapolitico di sapore noir, dove l'indagine è sostituita da un'inchiesta giornalistica, quasi un richiamo alla categoria ad essere vigile e coraggiosa nel denunciare il malaffare e la cattiva politica. Sono 2 anni che sul lungomare di Napoli raccontiamo tante cose, progetti del presente e lo sviluppo del futuro. E questo libro riporta un po' l'attenzione e il tema del lungomare, quale potrà essere nell'avvenire lo sviluppo. Speriamo. La vera rivelazione di questo libro è che Gino Giaculli nel mestiere di carta si dimostra non soltanto un giornalista attento a cogliere la realtà, ma anche a descrivere e raccontarla come un vero narratore. Non sembra un romanzo dei soldi. Il testo è stato presentato all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici dal direttore del Mattino Alessandro Barbano e dal sindaco Luigi De Magistris. È un bel libro perché ci sono 2 spaccati diversi ma importanti della città: il lungomare liberato, il Giaculli dà atto nel libro e la redazione di un giornale importante, storico della nostra città che è il Mattino, che si incrocia con spaccati reali e spaccati di fantasia, un libro che si legge con molto piacere ed è bello questo fatto che si apre alla scoperta di un luogo che è tutto da vivere, come il lungomare di Napoli, che ha una storia ma deve avere un grande futuro tra radici e innovazione.